quarta puntata di Insospettabile, per la quarta puntata, visto che ormai siamo lanciatissimi. Andiamo all'estero. Viaggio internazionale. Dove siamo? Dico io. In Giappone. Giappone. Bello. Più o meno. Passata la signora che vabbè, ma comunque noi siamo tutti immigrazione, noi andiamo un po' da ma siamo sicuri di aver preso l'aereo giusto? Caffè patronato c'è scritto qui a fianco. No. Va bene, non siamo in Giappone. Una simpatica che siamo molto fuori Roma, sì. In un posto insospettabile perché ristorante, anzi izakaya, cioè trattoria per i romani. O questo vi ha detto Google? Perché è insospettabile questo posto? Perché è insospettabile? Perché è insospettabile? Perché è ai confini di Roma, all'Infernetto. La chef è italiana. La cucina autenticamente giapponese, tant'è vero che è definita da molti l'unica vera izakaya a Roma. Cioè l'unica vera trattoria giapponese a Roma. Quindi tutti sti soldi per farla studiare, però esatto. Quanto è diventata brava la Teresina dopo 4 episodi. Mamma mia. Sembra ieri. Barbara D'Urso, temimi. No. Quanti pezzi tuoi ho tagliato. Mamma mia, quanta roba tagliata. Comunque il ristorante si chiama Mika-chan, perché la chef si chiama Micaela, quindi. Ah. E vabbè, quindi vabbè. Non quindi vi aspettate. Andiamo in cucina? Sì, andiamo non vi aspettate in sushi all you can eat, non vi aspettate. No. Quelle zozzerie, possiamo dire zozzerie. A meno che non state per invitarci, esatto, avete un ristorante giapponese. Lì andiamo comunque. In quel caso non sono zozzerie, anzi. Fame. Piacere, grazie. Arigato. No, dai. Allora, oggi faremo un set menu, quindi un pranzo completo e con le cose basilari, quindi il riso, la zuppa di miso, il salmone teriyaki e gli spinaci. Pippo è appena uscito dalla ricetta. Esatto. È riproducibile la ricetta, Pippo? Assolutamente sì, la infatti rifarai. Non vedo l'ora di farla a casa. Quello che non sarà riproducibile è il mio modo di tenere le bacchette. Aiuto, non commentiamo. Allora, questo è il bicchiere da birra e come in Giappone viene servito ghiacciato. Per mantenere la birra più possibile. Itadakimasu. E vuol dire? È un modo per ringraziare e non è proprio un buon appetito, quindi che di solito viene detto da noi. E quindi si giungono mai faccia Itadakimasu. Lei sembrava molto realistica, esatto. Quindi sembra riuscire. Questo viene direttamente dal Giappone. Ho scritto chiaramente suonare una volta sola. Esatto. E non alzare la mano per chiamare il cameriere. Comunque, se uno imparasse più cose della cultura asiatica, cioè, sarebbe mediamente molto più educato, ma al di là dell'intelligenza, proprio più educato nella vita. E il riso si usa tipo pane? Così. Beh, sì, un accompagnamento. Okay. A volte e non va messo anche nel... sopra, tipo prendendo le verdure, a volte ce l'appoggiano anche un attimino sopra il riso, diciamo. Così lo insaporisce. Sì. Wow. E non va messo nel piatto. Ah, ecco così. Sono buonissimi. Vero. Ecco, volevo dire a tutte le persone giapponesi che seguono il canale che Pippo ha messo il riso nel piatto. Non è vero, sì, non sì, è vero. E i marchigiani in generale lo fanno. Izakaya vuol dire trattoria. Allora, in teoria sarebbe un luogo dove si beve. Dove si beve, si mangiano degli stuzzichini e tutto quanto. Noi abbiamo dovuto un pochino condensare un izakaya a quello che poi è in effetti un sushi bar, dove io non solo preparo il sushi al momento, ma spiego tutto quello che c'è al di là di un semplice indigiri e del sushi e far fare un viaggio culturale e non solo gastronomico. E com'è nato tutto? Racconta. Allora, dunque, io quando ero giovane ho vissuto in Giappone, quindi ho avuto l'opportunità di poter studiare karate in Giappone e al tempo stesso poi ho trovato lavoro.
quindi avevo il mio appartamento e facevo dei corsi anche di cucina, e lì ho scoperto la mia grande passione per la cucina giapponese. Poi ogni anno invece adesso insieme a mio marito andiamo almeno due volte l'anno in Giappone per fare dei corsi di aggiornamento, per scoprire le nuove mode. Incontrati a Roma o in Giappone? Incontrati? A Roma, ma amanti entrambi del Giappone. Beh. Quindi questa cosa ci ha unito e ci continua a unire e ci unirà. Ma mi rispieghi perché le bacchette non si possono mettere di lato, ma vanno messe sotto alla... In genere in Giappone vengono proprio a... C'è una cosa... Non guardate, per piacere. Parlavamo di educazione. Creano proprio un distacco, una distanza tra il cibo e la persona. Il riso, ad esempio, è uno di quei cibi considerati quasi sacri, e quindi porre anche una distanza tra qualcosa di così prezioso è molto importante, e quindi la bacchetta pone un limite proprio tra il cibo e la persona. Le bacchette mi separano dalle cose brutte. Meno male. Non ti conosco. Io mi dissocio. Non si passa mai il cibo da bacchetta a bacchetta. Non si spostano mai i piatti con le bacchette. Non si indica mai con le bacchette. Ho fatto una richiesta. Funziona? Vediamo se funziona. Volevo chiedere un favore. Certo. Funziona. Volevamo esattamente cosa c'è dentro, cioè quello che si può dire senza dire. Ok, sì, no. Allora, dunque, un brodo di pancetta. E poi la pasta è una pasta tipica da ramen, più morbida di quella che noi in Italia diciamo mangiamo al dente, però rimane comunque sia molto elastica. La carne, le alghe wakame, qua c'è il bambù e le uova marinate. Quello che vedete sopra sono dunque dei croccantini di tempura, di gamberi, con cipollotto fresco, e quelli che vedete invece sopra sono dei fili di peperoncino, i totokarashi. Buono. Com'è l'uovo? Da paura, perché è un po' salato, sì, la consistenza carino. Gelatinosa. Cioè tutto molto buono, ma l'uovo è proprio... spaziale. Non puoi scegliere con le bacchette quello che vuoi mangiare. Allora, adesso dopo il pasto che avete finito, si dice Gochisou sama deshita, ed è un modo per ringraziare colui che ha preparato tutte queste cose, così. Quindi non c'è stato un vero allora inizio con un buon appetito, ma è sempre un ringraziamento anche verso la terra, verso i cibi comunque sia che uno sta preparando, soprattutto ecco il pesce, il salmone, cose che uno ha preparato, e alla fine un ringraziamento sempre per chi ha cucinato. Quindi ti posso interrompere un attimo? Cosa bisogna dire? No. grazie grazie. Grazie. Sapevo che se sarebbero scordati, perché poi è anche abbastanza complesso, diciamo, come cosa. Gochisou sama deshita. Lo scriveremo dopo. Si può anche abbreviare, si dice Gochisou sama. Ecco, Gochisou. Così io ci sto. Gochisou sama. Gochisou sama. Buonissimo. Grazie. E quindi adesso un dolcetto. A sorpresa? Dobbiamo indovinare il terzo gusto che non abbiamo. Allora, scusa, io ho perso tutti i gusti. Questi li possiamo tagliare con le bacchette? No, si prendono con le mani. Questi qui a mangiarli con le mani. Ok. Sì, questo è proprio l'ideale. Allora, questo è un sake molto buono ed è barricato. E ci sono molto affezionata perché bevendolo e chiudendo gli occhi mi sembra di stare in Giappone, di entrare quasi in un vecchio monastero, un tempio. Riesco a sentire l'odore del tatami, degli shoji, le porte scorrevoli, dei vecchi kimono. È un qualcosa proprio che mi riporta in Giappone.
che un po' sente qua, questo odore è fatto così. Ops, scusa. Questo odore che agre è buonissimo, è una cosa incredibile. Per noi questo è l'odore del legno giapponese. Quindi c'è, sì, è distintivo. Sì, ci piace questa sensazione di fresco buono. Perché anche c'è, cioè, le porte, queste cose qui, soprattutto c'è. Utilizza questo legno qua, nei posti tradizionali. È molto resistente e anche profumato. Ma ti posso chiedere ignorantemente che cos'è il sake? E che tutti noi chiamiamo sake, allora, soprattutto. Allora, perché lo chiamiamo sake? Perché abbiamo anche karate, judo. E poi perché è veramente lieve tra sake e sake. Sake. Cioè, è molto. Perché alla fine non è proprio. È tra un sake e un sake, però che non è sake. Okay. È un po' meno, sembra un pochino il film La Pantera Rosa quando cerca di dire abaga, è uguale. E comunque sia, diciamo che quello che noi chiamiamo poi alla fine sake sarebbe il nihonshu, perché sake in giapponese significa alcol, quindi può essere la birra, il vino, qualunque cosa di alcolico, e il nihonshu invece è quello che noi chiamiamo proprio sake. Ah, ok. E quindi che c'è questa differenza. Distillato di riso, no? Allora, è un fermentato, perché è proprio il riso che fermenta, mentre il distillato è lo shochu, che è un altro tipo di alcolico, e viene distillato, per esempio, dalla patata dolce, dall'orzo, e quello è distillato, quindi c'è questa differenza tra le due cose. Sì, ma quindi è bello comunque, che uno viene qua e esce anche acculturato, cioè non solo che ha mangiato. No, voi no, cioè voi uscite uguali a prima. Parla per te, scusa. Io l'unica cosa, sono contento che non abbiamo fatto gli errori delle bacchette che c'erano. È vero, esatto, che nessuno. Non credo. Così a memoria mia non abbiamo fatto. Forse no. Una cosa, vabbè, ma. Cioè, sì, può essere scappata, quella è normale, siamo umani. Sì. Ma quindi stiamo tornando in Italia con la macchina, da Giappone. Cioè si può fare. Si può fare se vieni a mangiare a BAM! Mica c'è! Mica c'è! Il cuore dell'infernetto! Vero e insospettabile, diciamo che se uno vuole fare un viaggio in Giappone breve, esatto, invece di fare 11 ore e mezza di aereo, si fa 4 ore e mezzo di Colombo e il risultato è uguale. E arriva da Mica c'è! Esatto. Un posto bellissimo dove. Ecco, ho sempre odiato questa espressione, si respira il Giappone, però è vero, perché abbiamo respirato l'odore delle assi di legno, delle stanze giapponesi, dei tempi giapponesi, le abbiamo ribevute nel sake, non sake, come si dice. E poi Mika proprio si vede che gli piace il Giappone, cioè che ti fa vivere la sua passione. Ossessionata. Sì. Ma un'ossessione bella. Complimenti Mika, sei stata fenomenale. Sei bravissima, tuo marito. Però noi sì, diciamo solo Mika. E, consigliatissimo, veramente una vera esperienza giapponese. Se volete il sushi all you can eat alla Feresin, mangiatevi il sushi all you can eat, non c'entra niente questo. Se volete fare una vera esperienza nipponica, Mika-chan, sorprendente, insospettabile, brava Feresin per averlo scelto. Se beh, volete mangiare il sushi di Mika sabato e domenica, anche a pranzo e ovviamente a cena, e non il resto della settimana, il resto della settimana c'è cucina tradizionale giapponese comunque, che anche quella è un'esperienza, non mangiare il sushi ma mangiare, esatto, giapponese. Non ci sono gli uramaki, perché gli uramaki non sono giapponesi. Stiamo a fare i fenomeni. E poi giovedì prossimo il ricettone del bento box. Set menu. Che vuol dire? Bing. No, non so più. Non mancate. Ciao.